Allora Mario, che mi dici, contento? Molto contento, perché abbiamo voluto portare un sorriso ai nostri amici senza tetto. Senti, c'è una novità, no? Relativa a un programma televisivo. Sì, c'è una bella novità, perché io considero l'Isola dei Famosi poco meglio del Grande Fratello, quindi una cavolata. Per una volta all'isola andrà una persona che porterà dei valori. Questa persona è Dan Harrow, che andrà come City Angel, con la nostra divisa. Ed è bello pensare che un programma così visto serva non a ristupidire le persone, ma a farle riflettere, a farle pensare a quello che possono fare di buono, soprattutto in questo momento in cui c'è tanta povertà e in cui ciascuno di noi deve fare il suo dovere per risollevare questo paese. Perfetto, grazie Mario. Grazie. Eccolo. Allora, ci racconti questa partenza è legata un po' alla... Molto legata ai City Angel. Mario è il fondatore, nonché il presidente, e porterò con orgoglio i colori dei City, perché credo moltissimo in tutto quello che fanno e sono orgoglioso di poter essere al loro servizio all'Isola dei Famosi 9. Quindi ti vedremo in TV con questa divisa? Sì. Col baschetto e con la divisa dei City. Bene, bocca al lupo. Grazie. Io gli ho detto, Dan, mi raccomando, comportati bene perché ci rappresenti tutti. È giusto. Sarà un motivo di sprono per me assolutamente importante, perché è una grossissima responsabilità. Sto portando il cuore di City Angel all'isola e quindi è come se fosse il cuore di tutti quanti. Quindi è una grossa responsabilità per me. Senti, tu una delle cose che si ricordano era un pianto famoso. Ecco, adesso vai. Adesso dovete aspettarvi assolutamente il contrario, perché arrivo fino alla fine e vincerò. Okay. Io gli ho detto, Dan, visto che rappresenti City Angel, se c'è una merendina tu hai fame, ma un altro dell'isola ha fame, la daremo a chi avrà più fame di me. Quindi la filosofia di City Angel sbarca sull'isola. Assolutamente. Vai. Ciao, buon lavoro. Grazie.